Attivo la web TV. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazione a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ricordo che il presentatore di ciascuna interrogazione ha la facoltà di illustrarla per non più di un minuto e che il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere per non più di tre minuti. Successivamente l'interrogante o altro deputato del medesimo gruppo ha diritto di replicare per non più di due minuti. Ringrazio il sottosegretario Ferrante per la disponibilità e do la parola all'onorevole Ghirra, che ha facoltà di illustrare l'interrogazione 500714 sulle criticità della progettazione del raddoppio della tratta ferroviaria Decimomannu Villa Massargia. Prego, collega. Sì, grazie Presidente, buon pomeriggio Sottosegretario. Questa interrogazione riguarda una situazione un po' paradossale che si è venuta a creare sul territorio della Sardegna, dove sono previsti alcuni interventi di ammodernamento della rete ferroviaria esistente, non certo sufficienti a colmare il nostro divario infrastrutturale. In particolare questa interrogazione riguarda il raddoppio della tratta Decimomannu Villa Massargia, un intervento tanto atteso quanto utile. Il cui tracciato però pare, così come è emerso durante la presentazione del progetto preliminare, passerà in un'area su cui il Comune di Utta sta realizzando degli interventi già finanziati per la realizzazione di un polo scolastico, la riqualificazione di alcuni edifici di Agris da destinare al centro di educazione ambientale e una scuola dell'infanzia. Con questa interrogazione quindi le chiediamo se non intenda dare soluzione anche con il coinvolgimento degli amministratori locali alle criticità della progettazione di cui dicevo, visto che la tratta ferroviaria dovrebbe passare proprio in quest'area che è anche molto sensibile da un punto di vista naturalistico e ambientale. Grazie. Grazie, prego Sottosegretario. Grazie. In riferimento ai quesiti posti dalla deputata interrogante, la società RFI ha rappresentato quanto segue. L'intervento di raddoppio della tratta ferroviaria Decimomannu Villa Massargia è inserito nell'ambito degli interventi di potenziamento infrastrutturale della rete ferroviaria in Sardegna, di cui all'accordo quadro TPL sottoscritto a marzo 2020 tra RFI e la Regione Sardegna. RFI ha sviluppato il progetto di fattibilità tecnico-economica che prevede nella tratta Decimomannu Villa Speciosa una soluzione di tracciato in completa variante rispetto alla sede ferroviaria attuale, con l'obiettivo di risolvere le interferenze con zone caratterizzate da un più alto rischio idraulico. Tale tracciato recepisce le indicazioni emerse nel corso delle diverse interlocuzioni con il Comune di Utta, risultando compatibile con il polo scolastico sia in termini di mitigazione acustica che di risoluzione dell'interferenza fisica con il parcheggio a servizio del polo stesso. La prima occasione formale di coinvolgimento dell'amministrazione comunale di Utta è avvenuta il 6 dicembre del 2022. Con la trasmissione della documentazione progettuale finalizzata ad un censimento delle interferenze con i soggetti proprietari ed i gestori di sottoservizi. Lo scorso 13 febbraio, inoltre, si è svolta una prima riunione congiunta con i comuni di Utta e di Villa Speciosa con la città metropolitana di Cagliari, finalizzata per l'appunto alla condivisione delle scelte progettuali e alla compatibilità del progetto ferroviario del lotto Decimomannu Villa Speciosa con il costruendo polo scolastico. Di tale circostanza è stata informata anche la Regione Sardegna. Al fine di intercettare tempestivamente eventuali criticità e assicurare il rispetto delle tempistiche di realizzazione degli interventi, detti confronti sono stati condotti prima della fase di condivisione del progetto prevista per il conseguimento delle autorizzazioni di legge, nell'usuale spirito di collaborazione istituzionale fra RFI e Regione Sardegna. Grazie. Grazie. Prego, collega Ghirra. Sì, grazie Presidente, ringrazio il Sottosegretario, ma non sono affatto soddisfatta di questa risposta, per quanto non mi aspettassi niente di diverso, visto che ieri il Governo ha dato parere contrario a un ordine del giorno sullo stesso tema. Il problema è che il Comune di Utta ha fatto enormi sforzi in questi anni sia per ottenere i fondi del programma Iscola per realizzare questo moderno innovativo polo didattico che ha una caratteristica di modernizzazione
modernità e funzionalità legata anche proprio alla sua localizzazione, perché all'interno di un'oasi verde a un parco del WWF, il parco del Monte Arcosu, la cui caratteristica è proprio quella di poter offrire ai bambini e ai ragazzi un'opportunità di didattica in mezzo alla natura. E sicuramente il passaggio della rete ferroviaria in quell'ambito, dove appunto anche previsto un centro di educazione ambientale e la realizzazione di una scuola dell'infanzia, è da ritenere inadeguata. Io confido che possa esserci un ripensamento, perché qua parliamo di circa 20 milioni di euro già investiti per progettazioni di qualità. Sarebbe davvero un peccato se un'infrastruttura ferroviaria come quella del raddoppio della tratta decimo Villa Massargia fosse si configurasse in antitesi rispetto a questi interventi di carattere socioculturale che sono estremamente importanti per il territorio. Quindi davvero confido che ci sia la possibilità di ragionare su soluzioni diverse con RFI, perché se è vero che questi confronti ci sono stati, è anche vero che il Comune di Uta ha espresso la sua totale contrarietà al tracciato previsto, e confido che si possano trovare alternative. Grazie. Grazie mille a lei. Passiamo all'interrogazione dell'onorevole Tosi, che ha facoltà di illustrare l'interrogazione 500715 sulla tutela del principio di libera circolazione delle merci su mezzi automobilistici lungo l'asse del Brennero. Prego, collega Tosi. Presidente, sottosegretario, se sforo qualche secondo nell'illustrazione, tanto rinuncio alla replica, quindi mi prendo più tempo adesso. Ma allora, il tema è ben noto, perché sono anni che l'Austria impone dei blocchi orari rispetto alla circolazione di mezzi pesanti provenienti dal territorio nazionale, e è un divieto che già di per sé viola quelli che è uno dei principi fondanti dell'Unione Europea, che è la libera circolazione delle merci. Adesso è venuta fuori questa idea, francamente un po' strampalata anche da un punto di vista dell'applicabilità, di Austria, Tirolo e Alto Adige, che poi l'Alto Adige non si capisce come faccia ad aderire a una proposta che va contro l'interesse nazionale, ma questo è un altro ragionamento. Dicevo un po' strampalato, perché pensare di dover prenotare il passaggio del camion attraverso il territorio austriaco e i territori di cui abbiamo parlato, prenotarlo all'interno di uno slot quando ci può essere un incidente, una gomma che scoppia, un ritardo, un qualsiasi motivo per il quale il camion potrebbe non presentarsi in tempo, oltre al fatto che servirebbe una piattaforma internazionale dove dovrebbero registrarsi tutte le aziende, almeno europee se non del mondo, per poi poter accedere a questo servizio. Quindi questa è un'idea francamente poco percorribile. Quello che preoccupa è invece quello che è già in essere, ripeto, da anni, dove giustamente il ministro Salvini ha detto che vorrà proporre una iniziativa in Europa per mettere in mora l'Austria, perché appunto viola con questi divieti il principio della libera circolazione delle merci, e questo in prospettiva danneggerà il Made in Italy. Sì, ma non replico, quindi danneggerà il Made in Italy, perché vuol dire aumentare il costo anche alla produzione delle merci che vengono esportate. Ciò premesso, si chiede in quali tempi in particolare il Ministero voglia intervenire presso l'Unione Europea per impedire queste violazioni. Grazie, prego con il sottosegretario. Grazie Presidente. Il corridoio del Brennero è il principale varco di connessione fra Italia ed Europa, cruciale per l'intera economia della nazione. Fin dal suo ingresso nell'Unione Europea, l'Austria ha messo in atto misure limitative al traffico stradale di transito sul proprio territorio, con divieti di varia specie. Attualmente risultano vigenti quelli di circolazione settoriale, di transito notturno, di circolazione nel fine settimana e il sistema di dosaggio che consente il transito di soli 300 veicoli all'ora in specifiche date distribuite nell'arco dell'anno al confine austro-tedesco per i mezzi pesanti con provenienza o destinazione Italia. L'Austria ha giustificato tali provvedimenti per ragioni di natura ambientale, che tuttavia non sembrano sussistere sulla base delle informazioni diffuse dalle stesse autorità
locali austriache relative alla qualità dell'aria nella zona interessata. Nonostante l'aumento consistente del traffico, infatti, i valori della qualità dell'aria sono migliorati grazie anche agli sforzi economici delle imprese di autotrasporto che hanno rinnovato il proprio parco mezzi. Il governo ha manifestato la propria contrarietà all'insieme dei divieti sopra citati sia durante il negoziato trilaterale promosso dalla Commissione europea a Bruxelles che nel tavolo bilaterale con lo stesso governo austriaco, evidenziando la necessità di intervenire a tutela del corretto funzionamento del mercato interno e della libertà di circolazione. Quanto al sistema di gestione digitale a slot, si tratta di una misura che preoccupa il governo poiché rischia di rappresentare un nuovo limite al principio di libera circolazione delle merci sul territorio dell'Unione Europea, a danno tutto degli autotrasportatori. Ad ogni modo, una valutazione più completa su tale misura, su cui si registra anche l'opposizione della Germania, potrà essere adottata solo ed esclusivamente dopo il ritiro dei suddetti divieti. Il governo proseguirà quindi nella sua azione in sede europea a tutela degli interessi economico-commerciali delle nostre imprese ed a difesa degli interessi dell'economia nazionale, perseguendo tutte le soluzioni possibili per la rimozione dei divieti al fine di consentire la libera circolazione delle merci italiane. Grazie. Bene, grazie onorevole Tosi. Grazie sottosegretario. Passiamo all'interrogazione del collega Traversi che ha facoltà di illustrare l'interrogazione 500716 sul rispetto da parte della normativa italiana della Convenzione internazionale STCW con riferimento al rilascio della certificazione ai lavoratori marittimi. Prego, collega Traversi. Grazie Presidente, ringrazio il Governo per la risposta che ci fornirà. Presidente, abbiamo parlato anche questa settimana di porti in un convegno molto importante, un tema che ci sta molto a cuore. Sappiamo che il 6% insomma, del PIL del nostro Paese deriva da quel comparto. Ci concentriamo sempre poco, secondo me, invece sui marittimi, perché insomma, l'essenza anche delle navi, al di là degli armatori che ovviamente permettono alle navi di navigare, però i marittimi sono quelli poi il vero motore delle navi. E quindi volevo tornare a prestare l'attenzione su quella che è la formazione, un tema sul quale abbiamo dibattuto tanto già in emergenza Covid, perché abbiamo avuto tutto da postdatare, tutta una serie di corsi, c'era tutta quella difficoltà. Oggi a regime ordinario, però mi permetto di tornare in argomento perché il rilascio della certificazione dei lavoratori marittimi e il loro rinnovo continuano a essere disciplinati in un modo che non è chiarissimo, secondo me, dal nostro ordinamento e abbiamo anche tanto lavorato per modificare queste cose e chiedo adesso al Governo di fare uno sforzo perché la direttiva italiana, tutto sommato, tende talvolta a dare dei problemi ai nostri marinai rispetto a quelli che arrivano da altre nazioni. Quindi chiedo un impegno al Governo a produrre un documento, una circolare, qualcosa che si possa semplificare un attimino questo discorso della formazione. Quindi la domanda era quali iniziative, per quanto di competenza, si intendono adottare al fine di tutelare il comparto e garantire equità di trattamento normativo attenendosi alle disposizioni internazionali e evitando la concorrenza di altri paesi. Grazie. Grazie, prego sottosegretario. Grazie. Le certificazioni dei lavoratori marittimi sono conformi alla Convenzione STCW che stabilisce i requisiti minimi per poterne richiedere il rinnovo, prevedendo che le amministrazioni verifichino il mantenimento delle competenze professionali come richieste dalla regola I-11 della Convenzione stessa. I requisiti per il rilascio delle certificazioni di competenza COC e di addestramento COP sono disciplinati dal decreto ministeriale 25 luglio del 2016 che ricalca fedelmente quanto previsto dalla suddetta convenzione.
Con le modifiche apportate dagli emendamenti di Manila nel 2010 viene chiesto agli Stati aderenti a tale convenzione che le competenze da accertare sia in fase di rilascio che di rinnovo del certificato riguardino le seguenti materie: navigazione, carico e stoccaggio, controllo delle operazioni di imbarco e della sicurezza delle persone a bordo e dei passeggeri, settore della macchina, impianti elettrici e di controllo apparato motore, manutenzione e riparazione, radiocomunicazioni. La conformità dei certificati di competenza alla suddetta convenzione ha carattere internazionale e consente di poter lavorare anche all'estero, dove i nostri marittimi, proprio per la formazione conseguita, sono particolarmente apprezzati. Quanto alle difficoltà riscontrate dai marittimi per il rinnovo di detti certificati, il MIT sta predisponendo una circolare unica che fornirà linee guida di semplificazione delle procedure sia per l'utenza che per gli operatori degli uffici periferici che, come noto, si occupano dei corsi di addestramento e di aggiornamento, oltre che di rinnovo della certificazione come richiesti dalla Convenzione. Grazie. Grazie a lei. Collega Traversi, prego. Grazie Presidente, grazie al Governo, anche insomma era un po' quello che chiedevamo, anche se naturalmente insomma è una dichiarazione di intenti che prendiamo per oggi come un atto che accettiamo con favore, anche se non è stata espressa una tempistica, quindi speriamo che si possa procedere in maniera molto veloce, soprattutto che questo impegno appunto e la circolare siano veramente chiarificatrici. Però le linee guida, a mio avviso, devono fedelmente fedelmente rispettare quello che prevede la convenzione SCCV, perché evitando le discriminazioni appunto fra la concorrenza scorretta fra i marittimi italiani e stranieri, perché cioè non sono perfettamente d'accordo sulla parte di risposta che dice che il nostro DM 257/2016 è perfettamente conforme a quello che prevedono le norme internazionali. Su queste ho qualche dubbio, perché le segnalazioni che mi arrivano sono sempre importanti, poi ci sono anche altri decreti oltre questo che avete indicato, però mi arrivano ancora delle segnalazioni, ad esempio per quanto riguarda i certificati IMO che abilitano la professione insomma di navigazioni, ad esempio questo può decadere nei 5 anni consecutivi se il marittimo non fa almeno 12 mesi di navigazione. Questa cosa è un po' strana, perché lui perde tutti i requisiti. È come, faccio un esempio sulla mia professione che era quella dell'architetto, se io non riesco a fare nei tempi i miei crediti non è che devo rifare la laurea. Quindi queste cose a mio avviso devono essere considerate in modo importante e aspettiamo questa circolare e attendiamo insomma una buona notizia per tutti i nostri marittimi che tengono appunto, come dicevo prima, in piedi il nostro paese per quanto riguarda quel 6% del nostro PIL nazionale. Grazie. Grazie collega Traversi. Passiamo all'onorevole Pastorella, che ha facoltà di illustrare l'interrogazione 500717 sulla uniformazione degli standard valutativi atti alla concessione dell'idoneità di guida per i pazienti cui sia stata prescritta una terapia a base di cannabis medicale. Prego collega. Grazie Presidente, grazie al Governo per l'attenzione che vorrà porre a questo tema che in effetti chiede, questa interrogazione che chiede se si intende intraprendere delle iniziative per uniformare gli standard valutativi nella concessione all'idoneità di guida, quindi nella concessione della patente per i pazienti a cui sia stata prescritta la terapia di cannabis medicale, non ha nulla a che fare con questioni di legalizzazione o altro. È che la domanda per questo tipo di terapia, utilissima nella terapia del dolore per esempio, sta aumentando. L'offerta gestita principalmente dallo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, ma anche aperta ai privati, sta aumentando. E tuttavia non esistono al momento linee guida uniformi a livello nazionale che indichino quando un conducente che assume una terapia di cannabis sia da considerarsi idoneo alla guida. E questo che cosa comporta? Comporta spesso valutazioni aleatorie e disomogenee sul territorio nazionale. Quindi da qui la nostra interrogazione. Grazie. Prego, sottosegretario. Grazie. In merito alla concessione della idoneità di guida per i pazienti a cui sia stata prescritta una terapia a base di cannabis medicale, ricordo che l'articolo 119,4
del codice della strada disciplina l'attività delle commissioni mediche locali costituite da personale medico qualificato appartenente ad amministrazioni pubbliche locali ed incaricato di accertare in particolari casi i requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida. Dal punto di vista organizzativo e funzionale, le commissioni mediche locali dipendono dalle ASL ed applicano nella loro attività certificativa i principi propri della scienza medica. Pertanto il tema rientra nell'ambito delle prerogative del Ministero della Salute, non essendo l'attività medico-certificativa sindacabile da altro soggetto che non sia istituzionalmente preposto alla tutela della salute pubblica. Su specifiche situazioni mediche o particolari patologie, il Ministero della Salute detta apposite linee guida. Sul punto il Ministero della Salute ha rappresentato di essere a conoscenza del fatto che alcune commissioni mediche locali propendono per un atteggiamento favorevole seppur prudenziale che prevede appunto il rilascio del certificato di idoneità alla guida ma con controlli ravvicinati semestrali e previa consulenza e valutazione delle capacità attentive e psicomotorie da parte del centro di terapia del dolore presso cui il paziente è in cura. L'eventuale esclusione dell'uso specifico di cannabis per uso terapeutico dalle violazioni correlate all'uso di sostanze psicotrope richiede una modifica normativa che uniformi le procedure delle commissioni medico-legali così da consentire ai rispettivi presidenti di agire in scienza e coscienza senza incorrere in violazioni della norma e coniugando il diritto individuale alla mobilità con il diritto collettivo di tutela della sicurezza sulle strade. Grazie. Grazie, prego collega Pastorella. Sì, grazie mille. Quindi la risposta, se l'ho interpretata bene, in parte è questione del Ministero della Salute, quindi noi ne centriamo, e dall'altra parte invece non si intende, come dire, cambiare la situazione attuale. È insomma una risposta che ovviamente non è quella che auspicavo e quindi continuerò a interessarmi del tema perché non è corretto né giusto che chi fa uso di una terapia su cui non è che abbia una particolare scelta, perché molto spesso è l'unica terapia che funziona rispetto a oppiace e quant'altro, debba poi essere discriminato o con valutazioni aleatorie e molto spesso tra l'altro debba spostarsi di territorio in territorio per trovare delle commissioni che siano capaci di giudicare la propria situazione. Quindi posso ritenermi purtroppo insoddisfatta e continuerò a monitorare. Grazie. Passiamo all'interrogazione dell'onorevole Dara, che ha facoltà di illustrare l'atto 500718 sulla regolamentazione della presenza di ispettori autorizzati presso i centri privati che operano le revisioni periodiche dei veicoli pesanti. Prego. Grazie Presidente, Sottosegretario. Da molto tempo gli uffici della motorizzazione civile soffrono di una gravissima carenza di personale e l'innesto di professionalità esterne nelle procedure di revisione periodica dei veicoli pesanti rappresenta un'importante risorsa per recuperare i livelli di servizio adeguati. Con il decreto ministeriale del 15 novembre 2021 numero 446 si è dato avvio al processo di attuazione del novellato articolo 80 del codice della strada, che prevede la facoltà di affidare in concessione quinquennale le revisioni periodiche dei veicoli pesanti ad imprese di autoriparazione e a soggetti privati. Tuttavia, le circolari della Direzione Generale e delle direzioni territoriali circa la modalità di attuazione della norma e un eventuale diritto di precedenza dei dipendenti pubblici hanno generato confusione sia presso il personale dell'amministrazione sia presso i privati autorizzati. Il personale tecnico di vari uffici della motorizzazione civile ha proclamato uno stato di agitazione nazionale. Quello di Mantova, ad esempio, ha revocato la disponibilità di effettuare operazioni tecniche in conto privato e presso officine esterne e ha dovuto porre in essere misure riorganizzative straordinarie per garantire la continuazione del servizio. Relativamente al periodo intercorrente tra il 20 marzo e il 30 aprile 2023, le sedute esterne di collaudi e revisioni sono state riprogrammate.
E quindi si chiede se e quali iniziative di competenza intenda adottare per superare la criticità e le criticità esposte e in premessa e che cosa si intende fare per il futuro riguardo alle motorizzazioni. Grazie. Grazie a lei, prego sottosegretario. Grazie. Il decreto ministeriale 15 novembre del 2021 disciplina le modalità di erogazione dei servizi richiesti agli uffici della motorizzazione civile. Nel merito, il regime di autorizzazione provinciale dei centri di controllo privati per la revisione dei veicoli pesanti, l'istituzione del registro unico degli ispettori, il RUI, il regime di autorizzazione degli ispettori nonché i relativi requisiti di competenza, formazione ed indipendenza, la composizione e la nomina delle commissioni per l'esame degli ispettori autorizzati. Il 16 febbraio del 2022 è stato adottato il decreto dirigenziale di attuazione del citato DM, che ha dato avvio alle procedure per l'abilitazione degli ispettori autorizzati e alle conseguenti iscrizioni al RUI. L'innesto di tali professionalità esterne all'interno delle procedure di revisione periodica è un provvedimento volto a recuperare i livelli di servizio adeguati all'espletamento delle funzioni degli UMC. Al fine di evitare lunghi tempi di attesa per l'erogazione dei servizi all'utenza, a dicembre 2022 l'amministrazione ha comunicato ai direttori generali territoriali la possibilità, a partire dal 1 febbraio del 2023, di autorizzare sedute di revisione di veicoli pesanti presso centri autorizzati e designando ispettori iscritti al RUI. Al tempo stesso veniva comunicato che il personale interno all'amministrazione doveva essere impiegato prioritariamente per l'esercizio delle attività non esternalizzate, al fine di ricondurre le stesse ad un tempo di attesa fisiologico di 30 giorni. Le organizzazioni sindacali hanno interpretato tali disposizioni come atto di riorganizzazione degli uffici e non come attuazione di prescrizioni normative necessarie a recuperare efficienza dei livelli di servizio e delle prestazioni erogate a beneficio dei cittadini e delle imprese. Con successiva nota, l'amministrazione ha sottolineato che il ricorso alle professionalità esterne era subordinato alla carenza di personale interno, ciò in aderenza al dettato di cui all'articolo 80,8 del Codice della Strada. In tale contesto, il personale tecnico di alcuni uffici della motorizzazione, tra cui quello di Mantova, ha revocato la propria disponibilità all'esercizio di prestazioni in lavoro straordinario, comportando le criticità evidenziate dal deputato interrogante. Al fine di risolvere tale questione, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è prontamente attivato convocando le organizzazioni sindacali per giungere ad una revisione del sistema di remunerazione delle professionalità interne, oggi disciplinato secondo le modalità previste dalla legge 870 del 1986. Ad oggi il confronto è ancora in corso. Con l'aggiornamento di tali compensi si potrà incentivare lo svolgimento delle operazioni presso le diverse sedi degli UMC che manifestano particolari criticità, compresa la sede di Mantova. Grazie. Grazie, prego collega Dara. Grazie Presidente, ringrazio il Sottosegretario. Faccio presente che questo è un problema che questo governo ha ereditato, perché purtroppo la carenza di personale all'interno delle motorizzazioni è storica, nel senso che dal 2000 al 2023 siamo passati da un organico di 10.000 dipendenti a 2.500. Però le chiedo di fare in fretta, perché comunque ne va innanzitutto della sicurezza stradale, ma ne va anche di tutte le officine autorizzate esterne e ne va soprattutto per quanto riguarda il settore del trasporto dei mezzi, il trasporto delle merci su mezzi pesanti del nostro territorio. Quindi acceleriamo in tal senso, perché dobbiamo dare delle risposte concrete nel più breve tempo possibile. Grazie. Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione dell'onorevole Casu, che ha facoltà di illustrare l'atto 500719 sulla tutela della sicurezza stradale e del pieno sostegno alle vittime della strada e alle loro famiglie. Prego.
Grazie Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, onorevoli colleghi. La nostra interrogazione è su un tema cruciale, è un bollettino di guerra. Noi l'abbiamo scritto all'indomani dello scorso 3 aprile, quando a Roma, a Calogero Palmeri, 72 anni, punto di riferimento per la comunità di San Basilio, è morto in sella al suo scooter. Era allora la 45esima vittima sulla strada a Roma. Oltre 3.000 sono i morti nel 2022, ho visto i dati pochi minuti fa solo di questo terzo fine settimana nel mese, 18 morti, 40 nel fine settimana di Pasqua. Ecco, di fronte a questa tragedia quotidiana è chiaro che non ci sono divisioni, non c'è destra né sinistra, siamo tutti uniti nel pensare di dire cosa si può fare. Abbiamo visto un annuncio con grande interesse da parte del ministro Salvini, entro aprile, delle misure emergenziali, l'idea di una revisione organica del codice, la strada entro l'estate. Quello che ci chiediamo è di sapere qualcosa di più sul punto o lo stato dell'arte di questi lavori e su quelli che sono i contenuti di questa proposta. E poi chiediamo un'ulteriore attenzione sul tema dell'assistenza alle vittime. Abbiamo presentato una proposta di legge, l'abbiamo depositata qui in Commissione a firma di tutti i parlamentari del gruppo del Partito Democratico in questa Commissione, e andiamo nella direzione di un riconoscimento dello status di danneggiati per tutte le vittime, garanzia di ristoro assistenza, ma non solo da un punto di vista formale, anche da un punto di vista sostanziale. Le risorse ci sono, c'è una quota di oltre 1 miliardo di euro della RC Auto, quello che manca è il sostegno alle organizzazioni sul territorio, i presidi di servizi, delle case di mutuo aiuto, l'assistenza legale, spesso il discrimine tra poter vedere di godere di riconoscimento di diritti o meno e la conoscenza o meno di una possibilità di assistenza legale. Ecco, noi la dovremmo garantire sempre a tutti. E dal punto di vista culturale, l'idea della giornata mondiale della memoria delle vittime, per ricordarle tutte non dimenticare quella che è veramente questa grande tragedia. L'Unione Europea ha degli obiettivi ambiziosi, dimezzare entro il 2030 col progetto Vision Zero, azzerarle entro il 2050. Purtroppo l'Italia sta andando nella direzione opposta a quelli che sono gli obiettivi europei, e questa interrogazione serve a approfondire meglio quello che possiamo fare per invertire questa rotta. Grazie, prego Sottosegretario. Il tema posto dagli onorevoli interroganti è tra quelli di maggiore attenzione per il MIT. L'obiettivo è quello di far nascere, crescere e consolidare nel tempo una cultura della sicurezza sulle nostre strade. I dati sulla incidentalità stradale rendono necessario un intervento organico ed efficace. È evidente infatti che rispetto ad alcuni comportamenti particolarmente pericolosi, come la guida sotto effetto di alcol o di stupefacenti, le sanzioni esistenti non sono adeguatamente dissuasive. Dobbiamo quindi indurre un cambiamento degli stili di guida rischiosi ed individuare strategie di contrasto più efficaci, sia in chiave preventiva sia in chiave sanzionatoria. Il MIT ha già adottato una serie di misure, tra cui il decreto 22 dicembre 2022, che ha stanziato risorse economiche a favore di 14 grandi comuni per il finanziamento di programmi di intervento per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni. Inoltre è stato avviato da tempo un confronto interistituzionale e nei giorni scorsi si è tenuto presso il MIT un nuovo incontro con i ministri dell'Interno e dell'Istruzione e del Merito, che segue il primo incontro tenutosi a dicembre 2022 alla presenza anche del capo della Polizia, nonché il tavolo tecnico convocato a marzo scorso e che ha coinvolto oltre 90 fra esperti e le principali associazioni di categoria. D'intesa con gli altri ministeri interessati, stiamo lavorando ad un pacchetto organico di misure normative ed amministrative finalizzate a migliorare la sicurezza stradale con regole più efficaci e più severe, soprattutto per chi causa incidenti gravi sotto effetto di alcol e droga, ma anche maggiori controlli e un'attenzione alla formazione dei nostri giovani. È necessario infatti assicurare una adeguata educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado. Nelle scorse settimane è partita una prima campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale patrocinata dal MIT e rivolta alle giovani generazioni. Sono altresì previsti dei protocolli di intesa con il Ministero dell'Interno per l'adozione di apposite direttive per i controlli su strada e campagne di informazione degli automobilisti.
automobilisti e dei cittadini. Siamo al lavoro infine anche per una revisione del codice della strada al fine di aggiornare le norme attuali vecchie di oltre 3 decenni. Una riforma che contiamo di sottoporre al più presto all'esame delle Camere. Grazie. Grazie mille, prego collega Casu. Grazie Presidente, sicuramente diciamo a molti degli aspetti che sono stati toccati sono aspetti di interesse, da questo punto di vista ringraziamo il Governo, mancano però alcuni elementi che noi avevamo richiesto nella nostra interrogazione. Innanzitutto vorremmo capire, dato che sì, alcune di queste cose sono annunciate entro il mese di aprile e siamo arrivati ormai al 20 di aprile, se saranno rispettato questo termine oppure ci sarà un termine più ampio per presentarle. E poi vorremmo capire, alcuni aspetti vengono toccati, altri meno, anche c'è l'importanza di quanto possono le nuove tecnologie aiutarci, soprattutto per quello che è il grande tema del rispetto dei limiti di velocità, che spesso è la grande discrimine tra la vita e la morte. Dal punto di vista poi culturale, bene l'intervento nelle scuole, però noi chiediamo anche che in queste scuole ci sia una giornata nazionale, mondiale, dedicata alle vittime, che possa essere anche per le scuole un momento in cui in tutti i quartieri, in tutti i territori ci sia un momento di ricordo. Io penso che coinvolgendo il grande tessuto di associazioni che operano su questo tema, coinvolgendo tutta la rete di realtà che spesso da una tragedia personale si muovono per cercare di migliorare la vita della collettività, si possa fare molto e si possa fare di più. E poi c'è anche questo tema delle risorse che già ci sono. Queste risorse dell'RC Auto, mettiamole a disposizione di tutti. Non ci può essere un discrimine che chi si può permettere di avere un avvocato, chi ha una rete sociale riesce ad accedere a determinate figure di ristoro e di assistenza e vengono esclusi tutti gli altri. Noi da questo punto di vista possiamo e dobbiamo fare di più. Da parte nostra speriamo che il confronto avvenga non solo nelle trasmissioni, non solo con gli annunci, non solo sui social, ma qui in Parlamento, e speriamo di avere presto ulteriori risposte, perché è veramente interesse di tutti avanzare e dare risposte migliori su questo tema. Grazie onorevole Casu. Passiamo quindi all'interrogazione dell'onorevole Cangiano, che ha facoltà di illustrare l'atto 500720 sui tempi e modalità di partecipazione a procedure pubbliche per la concessione di spazi lungo le arterie autostradali destinati all'installazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici. Prego, collega Cangiano. Grazie Presidente, grazie Sottosegretario. La rete autostradale italiana è parte della TEN-T, appunto la rete transeuropea di trasporti, che si pone l'obiettivo di contribuire allo sviluppo del mercato interno, rafforzare la coesione economica e sociale, collegare le regioni insulari e rendere il territorio dell'Unione Europea più accessibile ai paesi limitrofi. Il PNRR stanzia risorse per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettriche al fine di sviluppare un'adeguata rete infrastrutturale per la mobilità elettrica, con 7.500 punti di ricarica pubblici nelle superstrade e di circa altri 13.750 sempre pubblici, ma nei centri urbani. Il mercato delle auto elettriche è in costante espansione, anche in Italia, dove si registrano sempre più immatricolazioni. Gli operatori del settore si impegnano quotidianamente per distribuire la rete di infrastrutture di ricariche, e nel maggio del 2021 l'autorità di regolazione dei trasporti, con una delibera, ha definito alcuni schemi. Ora, noi chiediamo con quali tempistiche e modalità verrà consentito agli operatori economici del settore di poter partecipare a procedure pubbliche per la concessione di spazi lungo le arterie autostradali destinati all'installazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici. Grazie. Grazie, prego Sottosegretario. Grazie. Ricordo che le competenti strutture ministeriali esercitano un costante monitoraggio sull'attuazione del programma di diffusione degli impianti di combustibili alternativi sulla rete autostradale, al fine di accertare il rispetto degli obiettivi definiti dalla normativa nazionale e comunitaria. Con riferimento agli obblighi previsti dalla legge di bilancio 2021, le società concessionarie hanno pubblicato le caratteristiche tecniche minime delle soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici da installare sulle tratte di propria competenza.
Le tempistiche di attuazione dei diversi programmi sono connesse all'eterogeneità delle fattispecie e dei modelli operativi adottati per la gestione degli impianti di ricarica elettrica. Infatti, a norma delle vigenti pattuizioni convenzionali, lo sfruttamento delle pertinenze delle accessioni autostradali, ove non effettuato in forma diretta, deve avvenire attraverso l'individuazione di operatori selezionati con procedure ad evidenza pubblica. Con la delibera 130 del 4 agosto del 2022, l'autorità di regolazione dei trasporti ha approvato le regole per la definizione degli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per gli affidamenti in subconcessione dei servizi di ricarica dei veicoli elettrici. Le misure approvate prevedono disposizioni volte a una riduzione dei prezzi per gli utenti dei servizi, migliori modalità di svolgimento dei servizi di ricarica da erogare 24 ore su 24, una maggiore trasparenza e qualità dei servizi e un ruolo più attivo da parte del concessionario autostradale sia nella fase di affidamento che in quella esecutiva. Pertanto i concessionari autostradali hanno dovuto rivedere le programmazioni alla luce dei nuovi vincoli regolatori e, nel rispetto dei principi di concorrenza e dei vincoli introdotti dall'ART, prevedere una più ampia partecipazione di operatori terzi per garantire la maggiore pluralità di fornitori. Ad oggi le infrastrutture di ricarica sulla rete autostradale sono in progressivo incremento e a marzo del 2023 si rilevavano 559 punti di ricarica, densità di impianti pari a 7,6 punti di ricarica ogni 100 km di rete, crescita della percentuale di infrastrutture di ricarica ad alta potenza sia veloci che ultraveloci che costituiscono l'83% del totale. Con riferimento alle tempistiche per l'avvio delle gare, l'ART ha rappresentato che è in attesa di ricevere dai concessionari autostradali le relazioni di affidamento, che devono essere trasmesse con almeno 60 giorni di anticipo rispetto all'avvio delle procedure di affidamento dei servizi di ricarica dei veicoli elettrici cui si riferiscono, per l'esercizio da parte della stessa autorità delle funzioni di vigilanza e per la formulazione delle eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dalla misura 8 dell'allegato A della citata delibera 130 del 2022. Grazie. Grazie sottosegretario, prego collega Fria. Grazie presidente. Tanto volevamo appunto ringraziare per la risposta, della quale ci riteniamo molto soddisfatti. Alla luce del costante impegno infatti da parte di questo Ministero nel monitoraggio sull'attuazione del programma di diffusione degli impianti di combustibili alternativi sulla rete autostradale, crediamo sia importante menzionare quanto accaduto ieri. Infatti è stato raggiunto l'accordo politico tra le istituzioni europee sul testo della normativa AFIR, la quale delinea gli obiettivi per lo sviluppo di una rete di infrastrutture di ricarica lungo le TEN-T e che quindi troverà applicazione anche in Italia lungo la nostra rete autostradale. Questa fissa obiettivi importanti come la diffusione di infrastrutture di ricarica rapida almeno ogni 60 km per senso di marcia entro il 2026 e di questo punto siamo molto grati. Grazie colleghi, dichiaro chiusa quindi questa, grazie sottosegretario, dichiaro chiusa questa seduta dedicata all'interrogazione e risposta immediata.